E benvenuti a questa ventinovesima edizione di Auto Promotech, un'edizione che per fortuna dopo lo stop forzato di eh, tre anni ritorna in presenza, uno stop evidentemente dovuto al Covid-19, non siamo ancora del tutto usciti dall'emergenza pandemica ma certamente ci stiamo avvicinando ad un momento di convivenza con questo virus e quindi stiamo recuperando tutti quegli spazi o parte degli spazi di mobilità e di libertà che sono evidentemente legati ad una manifestazione come questa che assume un significato particolare nel momento in cui si possono anche stringere relazioni interpersonali. Questa mattina all'interno del talk che io coordinerò parleremo naturalmente dell'evoluzione del mercato dell'automotive con uno specifico focus sulla componentistica, su quello che tecnicamente voi chiamate l'aftermarket, ma avremo anche opportunità e occasione di... Eh, parlare evidentemente di un tema che ha guadagnato centralità all'interno del discorso pubblico, che è il tema della eh, mobilità. Ecco, in contesti eh, normali io avrei eh, cominciato salutando soltanto la platea qualificata perché fatta di esperti che evidentemente eh, popola questo momento inaugurale di Auto Autopromotech 2022, ma come avete potuto vedere e forse anche avete potuto sentire perché c'è un rumore di fondo che tra poco finirà. Ecco, c'è questo nostro amico che è un drone che evidentemente non solo ci ha accompagnato nella narrazione del momento artistico preliminare a questo convegno, ma che evidentemente è un simbolo, simbolo dell'innovazione tecnologica. Lo salutiamo perché evidentemente, e lo invitiamo a guadagnare l'uscita, facciamo un applauso al drone perché evidentemente è una metafora di quello che sta accadendo, cioè l'innovazione tecnologica. Infatti io vorrei eh, cominciare eh, in, introducendo e portando alla vostra attenzione e spero anche alla vostra approvazione due, eh, due parole chiave. La prima è la parola innovazione, la, parola, la seconda è la parola sostenibilità. Un grande economista come Schumpeter ci ha insegnato a... Eh, comprendere il valore connotativo oltre che denotativo della parola innovazione. Schumpeter diceva che l'innovazione non è soltanto il frutto di un processo di distruzione di ciò che esiste e di creazione di qualcosa di nuovo, ma anche la capacità di combinare, quindi trasformare lo status quo. Credo che la parola più eh, semanticamente parlando vicina al significato eh, autentico del eh, termine innovazione sia appunto trasformazione. Sappiamo che siamo implicati in un processo estremamente dinamico, flessibile, ma complesso, proprio perché dinamico flessibile e flessibile è complesso, che è quello della trasformazione, trasformazione digitale da un lato e dall'altro trasformazione ecologica e quindi dobbiamo eh, partire dal modo in cui riusciamo a interpretare la sfida dell'innovazione. Eh, Un'altra citazione che mi eh, consentirete di fare è quella di Innis, uno dei, eh, degli economisti a capo della eh, scuola di Toronto, che già molti decenni fa parlò di determinismo tecnologico. Cos'è il determinismo tecnologico? Ecco, il drone è una tecnologia che non solo accompagna il cambiamento sociale ma Determina il cambiamento sociale e quindi il cambiamento che si riesce a produrre nella dimensione sia individuale che collettiva. La seconda parola chiave di questa mattina è evidentemente la parola sostenibilità. Anche questa è una parola che è entrata molto nel discorso pubblico, a volte viene anche abusata nel discorso pubblico. Devo dirvi che eh, da studioso di comunicazione e di marketing mi piace sottolineare il fatto che. In italiano la parola sostenibilità ha bisogno di essere aggettivata perché da sola significa poco, infatti noi parliamo di sostenibilità ambientale, di sostenibilità sociale, di sostenibilità culturale e naturalmente, visto che siamo all'interno di una realtà produttiva importantissima, d'eccellenza, di sostenibilità economica e finanziaria. Gli inglesi sono un po' più fortunati di noi perché usano l'espressione sustainability, che deriva etimologicamente dal termine sustain. In italiano, sustain vuol dire pedale del pianoforte. Qual è la funzione del pedale del pianoforte? Quella di allungare il suono. E quindi, già comprendiamo che il vero valore della parola sostenibilità sta nella capacità di sviluppare una progettualità che rilevi dal punto di vista diacronico, cioè che tenga insieme passato, presente e futuro. Poi i francesi sono più espliciti perché parlano di development durable. Quindi dentro questo doppio paradigma, innovazione tecnologica, ma anche sociale e culturale e eh, sostenibilità, credo che possiamo convogliare i nostri ragionamenti intorno sia al mercato dell'automotive e nello specifico della componentistica, sia rispetto a questa idea di mobilità del presente e del futuro che stiamo eh, costruendo. Do subito la parola per i saluti eh, al padrone di casa e quindi do la parola a Gian Piero Calzolari, presidente di Bologna Fiere. Buongiorno a tutti, proprio pochi minuti per portare il saluto della nostra fiera, della nostra società e dare davvero con il cuore un benvenuto, un ben ritrovati a tutti noi perché come si diceva nella premessa questi due anni sono stati due anni molto difficili e io dico sempre scherzando noi qui organizziamo assembramenti e era una delle cose assolutamente impossibili da organizzare in questo periodo giustamente perché avevamo problemi ben più gravi. Eh, però sono stati due anni di, di sofferenza ovviamente per chi come noi organizza, ma anche per tutti i nostri eh, partner, gli organizzatori delle varie manifestazioni con cui abbiamo dovuto gestire questo periodo così lungo di, di transizione. Quindi è evidente che per noi ogni, in questo anno i momenti delle inaugurazioni sono momenti particolarmente importanti, particolarmente felici. Ovviamente per noi un'inaugurazione eh, di una qualsiasi fiera è sempre un momento importante, in questi, questo frangente lo è ancora di più. E noi siamo particolarmente soddisfatti anche della, di come eh, si stanno eh, presentando sul mercato le, le nuove le fiere di questo periodo, perché i numeri, poi lo avrete modo di riscontrarlo, sono numeri importanti, le presenze sono importanti, ovviamente le condizioni internazionali non ci consentono di avere l'Anplan che avremmo voluto avere, ma anche i cinesi, ovviamente il conflitto eh, crea problemi eh, di varia natura anche per altri paesi che possiamo ben immaginare, però... Abbiamo tantissimi espositori, avremo sicuramente tanti visitatori, avremo per quattro giorni a Bologna la capitale insomma, del, di questo comparto, di questo distretto così importante. Prima il nostro coordinatore eh, ci parlava del te, no? In questi, di queste due parole, innovazione e sostenibilità. In questo frangente la cosa che noi abbiamo riscontrato è che... Le aziende, pur non potendo partecipare alle fiere, sull'innovazione hanno continuato a lavorare e quindi hanno desiderio, oltre che bisogno, di mettere a disposizione, di fare conoscere ciò su cui hanno lavorato in questi anni e la fiera è il momento più concreto per poter arrivare a questo scambio di eh, confronto, di, di informazioni, di, di lettura anche delle prospettive. Eh, la sostenibilità credo che ormai abbiamo imparato che deve essere una, una parola che ci dovrà accompagnare in tutto ciò che noi appronteremo da qui al prossimo futuro. Eh, per quanto riguarda la fiera mi, mi piace anche cogliere questa opportunità per... Eh, dare queste ulteriori informazioni, probabilmente la stampa ne ha già dato conto e quindi molti di voi avranno avuto modo di vederla, alla fiera, ha, i, so, i nostri soci hanno recentemente approvato un importante piano di aumento di capitale, questo ci consentirà di completare, di arricchire ulteriormente i nostri padiglioni eh, di iniziative, di reti, di collegamenti ovviamente anche di ammodernare eh, con il digitale tutto, tutto quello che, eh, che sono le, le nostre strutture e di riprendere un po' il cammino dove eravamo lasciati quindi eh, avremo modo insieme a voi di vedere quest'ulteriore trasformazione della Fiera di Bologna che andrà sempre di più in una dimensione internazionale. Ovviamente tutto questo è possibile nella misura in cui riusciamo a costruire rapporti importanti con i nostri partner come quelli che siete voi e che ci accompagnate in questa manifestazione. Eh, a questo punto, eh, come si fa in questi casi, l'auguro di una buona fiera. 2022 anche per Autopromotech, e credo che quando domenica tireremo le fila potremo dire che anche questa sarà la conferma di un ulteriore successo del vostro comparto, della vostra organizzazione e per quanto ci possibile anche della nostra organizzazione e della nostra città. Buona fiera 2022 a tutti voi. Grazie, grazie al presidente Calzolari per questo suo eh, intervento. Eh, un sociologo. Eh, che va per la maggiore eh, da alcuni anni, Manuel Castels, il catalano Manuel Castels, ci ha invitato più volte a riflettere sulla differenza che passa tra la eh, logica della Uh, complessità e la logica della complicazione. La complicazione di solito si risolve attraverso la messa a disposizione di competenze specifiche, perché in fondo si tratta di sciogliere dei nodi ed è stata un po' la, traiettori, la traiettoria uh, metodologica che è stata utilizzata nel uh, XX secolo, nel secolo breve come lo chiama Obsbaum. Invece il XXI secolo, quello che stiamo vivendo, è il secolo della complessità. Complessità vuol dire. Rivedere completamente anche le logiche con le quali si affrontano le sfide della contemporaneità e tra le logiche certamente nuove c'è anche quella di mettere in un'interazione sistemica il pubblico e il privato. Io credo che molti dei ragionamenti che noi andremo a svolgere questa mattina hanno ragione di eh, essere argomentati nella modalità che vi proporremo eh, solo se riusciremo a comprendere il valore del perseguimento congiunto di questi obiettivi. Ed è per questo che l'intervento che state per ascoltare eh, io credo sarà particolarmente significativo perché non si limiterà al semplice saluto istituzionale, ma darà un contributo a capire quanto importante è l'attività dei decision maker rispetto allo sviluppo di quelle traiettorie di cui parlavamo eh, in precedenza, ovvero innovazione tecnologica, ma anche socioculturale e naturalmente sostenibilità. Do la parola al Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonacci. Buongiorno a tutti, saluto tutte le autorità presenti e ovviamente gli organizzatori per questa di nuovo fiera molto importante. Diceva bene il Presidente Calzolari, è ripartito davvero anche il comparto fieristico dopo le traversie dovute alla pandemia sanitaria abbiamo visto il successo straordinario di Cosmo Prof qui, quello di Cibus a Parma, quello di MAC Rimini su filiere e settori diversi, ma che hanno avuto una coincidenza nel rivedere la presenza anche internazionale e straniera che era mancata negli ultimi anni, o meglio era molto ridotta e sta ripartendo e ripartendo anche alla grande. D'altra parte avremo Credo che non sarò smentito tra qualche mese. Un'estate boom dal punto di vista turistico, perché stanno tornando anche gli stranieri, via via, quando negli ultimi due anni comunque ce l'eravamo tutto sommato cavata grazie al turismo domestico che aveva sostituito quello internazionale. Eh, ci sono tre questioni che voglio porre proprio in pochissimi minuti, riferendomi a questa opportunità di questa fiera. La prima. Eh, noi abbiamo due pilastri dell'economia dell'Emilia Romagna che si chiamano manifattura e poi il turismo. Se ci pensate tutto quello di cui discutiamo e discuterete in questi giorni tengono esattamente insieme i due pilastri dell'economia dell'Emilia Romagna, sapendo, ma ci dilungheremmo troppo, che... La pandemia energetica, la chiamo così perché al pari di quella sanitaria colpisce trasversalmente tutti col rincaro del gas e delle bollette, dalle imprese alle famiglie agli enti locali, è un problema gigantesco, la guerra se possibile acuisce quel problema invece che ridurlo, tutti quanti ci auguriamo che arrivi presto alla pace e che si trovi da parte del nostro Paese meno dipendenza energetica per l'oggi e per il futuro da altri, dentro anche a quella transizione ecologica che dovrà farci spingere sempre più su fonti rinnovabili in sostituzione di quelle fossili. Dal punto di vista dell'economia venivamo da un anno, lo scorso, che era stato persino impetuoso perché 6-9% di crescita, l'Emilia Romagna prima per il sesto anno consecutivo tra le regioni italiane, fatto il record dell'export nel dopoguerra con una media per abitante doppia a quella di un cittadino italiano. 16.300 euro contro 8.600, con un emiliano romagnolo che lo scorso anno per quota pro capita ha esportato qualcosa come 1.500 euro più di un veneto e 2.000 euro più di un lombardo. Eh, gran parte di quell'export, o meglio, il pilastro di quell'export, oltre all'agroalimentare, alla ceramica, alla moda, al biomedicale, sta nella meccanica, la meccatronica e i motori che fanno più o meno il 60% di quel totale di oltre 70 miliardi di euro. Eh, C'è un dato che è significativo, lo scorso anno nel surplus commerciale italiano, cioè la differenza nella bilancia commerciale tra l'export ed import di un paese, l'Italia ha fatto un positivo più 44 miliardi, di quei 44 miliardi 30 miliardi arrivano dalla sola Emilia Romagna che ha il 7,5% della popolazione, cioè due terzi del surplus attivo italiano, commerciale dello scorso anno viene dall'Emilia Romagna. Abbiamo imprese straordinarie che, con le loro maestranze, fanno prodotti che costano di più per unità di prodotto che in gran parte del mondo, ma la qualità, a partire dal settore di cui discutiamo e discuterete, fa la differenza davvero perché la Motor Valley Mondiale è qui. Peraltro, voi siete partner del brand. Dicevo, turismo e manifattura perché noi abbiamo seguito queste due direttrici in questi anni il ritorno del gran premio di Imola in calendario di Formula 1 pensate che per 25 milioni di euro spesi, io devo ringraziare il Maeci, devo ringraziare l'ICE perché quel gran premio se avete fatto caso si chiama del Made in Italy e dell'Emilia Romagna perché insieme abbiamo voluto riportare un gran premio con un circuito definito dai protagonisti dai campioni che ci fanno per chi tifa la Ferrari ovviamente sperare in un anno diverso dagli ultimi, ma più in generale da quelli che riescono a dare questo spettacolo ogni Gran Premio in giro per il mondo, uno dei migliori e più belli circuiti che esistano nel panorama dei circuiti. 25 milioni di euro di spesa, 230 milioni di euro di indotto, ma soprattutto ci consentono di essere l'unica regione al mondo che ha insieme su due circuiti diversi, quello di Imola e quello di Misano Adriatico, un mondiale, una tappa del mondiale di Formula 1, una tappa del mondiale di Superbike, una tappa del mondiale a settembre del Moto GP. Siamo anche l'unica regione al mondo che ha il nome di una strada e tutto sommato alla fine poi tutto ritorna. Eh, dicevo del turismo perché Motor Valley dopo l'Expo di Milano, quindi già da parecchi anni, per noi è diventato un brand con pacchetti turistici che vengono venduti in tutto il mondo per i quali si può venire in Emilia Romagna, non solo a vedere i Gran Premi, ma persino a visitare 29 tra musei e collezioni private, non le ha nessun altro al mondo, si può entrare addirittura, in particolare alla Lamborghini e alla Ducati qui vicino, dentro alle fabbriche alcuni giorni dell'anno a vedere mentre assemblano, progettano, costruiscono quei bolidi, cosa che per un appassionato non ha iguali, si può venire per fare ciò che questa terra riesce a garantire in un settore che poi è patrimonio della nostra storia io quando vado all'estero e adesso a proposito di fiere saremo a Fancy Food la più importante fiera degli Stati Uniti e dell'America sul cibo, ci saremo dall'11 al 18 giugno perché New York e Filadelfia porteremo consorsi, imprese fiere, ci sarà lice sul tema del settimana cucina Emiliano Romagnola nel mondo è evidente che noi possiamo promuovere e presentare cose che tengono insieme dall'agroalimentare ai motori qualcosa di straordinario. Ed è evidente che quel titolo Motor Valley ci ha consentito di investire ancora di più sulla qualità di quello che deve essere garantito, cioè il tema ad esempio di ciò che oggi manca spesso nelle manifatture rispetto ad alcune richieste che le imprese fanno, che sono le competenze specifiche. Per alcuni posti di lavoro che le imprese si contendono a suon di soldi perché non riescono ad avere un numero sufficiente e adeguato di professionisti per quel tal problema. Noi siamo l'unica regione al mondo che ha messo in campo, pochi anni fa, chiamando le dieci imprese dalla Ferrari in giù e le quattro università, con capofila Modena, Reggio e Bologna. Facciamo sette corsi di laurea biennali in inglese, si fanno solo qui nel mondo, che sono il master di alcia specializzazione sull'ingegneria applicata all'automotive, che attrae, altro che talenti cervelli in fuga, centinaia di studenti a tutto il mondo che trovano da lavorare sei mesi prima di laurearsi piuttosto che il giorno dopo e vengono contesi dal popò di marchi che abbiamo che ci rendono protagonisti e conosciuti. E lì c'è una prima sfida che è quella della competenza, della professionalità per tenere alta la qualità perché abbiamo detto vinciamo solo sulla qualità. E poi c'è l'altro tema però che è quello della sostenibilità perché in quei sette corsi uno dei due filoni ad esempio è l'elettrico. Elettrico, idrogeno, sostenibilità, transizione ecologica sono il must di ciò che anche questo settore dovrà vincere come sfida e qui c'è... Un appello che il governo italiano insieme a noi fa all'Unione europea per vedere se i tempi coincideranno per evitare di contrapporre lavoro ad ambiente, che sarebbe un disastro, perché ad esempio filiera filiere nate sui vecchi motori a scoppio, a partire dalla componentistica, rischiano, se non sapremo, dare strumenti e risorse per quella transizione necessaria affinché non chiudano le imprese. Per fare in modo che la motorvalle del futuro qui possa essere la motorvalle che traguarda anche quella necessaria transizione ecologica di cui abbiamo bisogno. Lo dico perché io quando giro il mondo dico che vengo da Modena eh, o dall'Emilia Romagna, mi basta dire Ferrari, Maserati, Ducati, Lamborghini, Dall'Ara, Pagani, eccetera, eccetera, e tutti capiscono da che parte del mondo vengo. Ma la motorvalle emiliana e Romagnola è data da quei marchi, ma in particolare da 16.500 imprese piccole e medie, quasi tutte artigiane che riescono a fare componentistica per quei anche bolidi o altro, che hanno una dimensione che va accompagnata proprio per evitare che quella transizione ecologica gli arrivi addosso e rischi di compromettere ad esempio un comparto che fa 90.000 posti di lavoro. Io però credo e chiudo che abbiamo tutte le condizioni, in particolare da queste parti, per affrontare insieme dal punto di vista delle risorse che il PNRR da un lato. Ma anche, non se ne dice mai, i fondi settennali europei che portano quella dotazione di 230 miliardi di euro che arriva all'Italia e di cui sentiamo parlare, e adesso tocca a noi dimostrare se siamo all'altezza, altri 60-70 miliardi che portano a 300 la dotazione temporale fino al 2027 perché coincidono i tempi di queste risorse che quelle invece arrivano alle regioni e competono a noi. Da ultimo. Giustamente lei diceva c'è un elemento che è innovazione e sostenibilità. Ed è assolutamente vero. D'altra parte il PNRR nei due pilastri che mette di finanziamento c'è la transizione ecologica e quella digitale. Ecco, qui abbiamo giocato una partita da campionato del mondo. Insieme alla città metropolitana, saluto l'assessore Bugani, noi abbiamo ottenuto, grazie al governo Draghi e grazie all'Unione Europea, dapprima. L'arrivo del data center del centro meteo europeo che strappato a Reading vicino a Londra a causa Brexit ha già portato qui le macchine, è venuto Draghi lo scorso anno a battezzare quell'operazione, arriveranno a proposito dei talenti che arrivano 1500 ricercatori da tutta Europa perché le previsioni meteo per l'Unione Europea si faranno da Bologna e a proposito di sostenibilità e transizione ecologica lo studio dei cambiamenti climatici è decisivo per provare a dare una risposta insieme ad altre politiche. Siccome la transizione, eh, scusate, eh, la meteorologia e la climatologia si basano esclusivamente sull'utilizzo dei big data, ma così è anche l'automotive, la meccatronica, potremmo parlare della telemedicina, della sanità del futuro. Eh, e siccome la transizione digitale è decisiva insieme a quella robotica e tecnologica per far sì che i nostri ragazzi e i nostri bambini trovino quei lavori oggi non disponibili che non esistono, che deriveranno tutto dal grado di come quelle innovazioni saranno a disposizione di un territorio, arriva tra pochi mesi Leonardo, questo supercomputer di calcolo, che è il più potente in Europa, tra i primi cinque nel mondo, ci permetterà di competere con Cina e Stati Uniti, che da tempo avevano quella dotazione, un supercomputer che come in termini di potenza garantirà che in un secondo farà i calcoli per quasi tutti gli 8 miliardi di abitanti della Terra se facessero ognuno un'operazione individuale in un secondo. E quindi questo permetterà a chi crea lavoro, cioè alle imprese e al mondo della ricerca, di poter avere soprattutto in questo territorio, ma questo è per il sistema paese e persino per il continente, un'opportunità di innovazione che soprattutto nel campo dell'automotive, della meccanica, della meccatronica, permetterà opportunità che secondo me faranno la differenza anche nel futuro, al netto dei problemi geopolitici che come dire, da qui possiamo auspicare ma difficilmente da soli possiamo correggere. Quindi grazie davvero, questa è una fiera importantissima, è una fiera importante già di per sé per quello che discute, offre, propone, ma soprattutto è importante in un momento come questo nel quale sentiamo tutti che il passaggio da un'epoca all'altra mai è stato così decisivo. Grazie. Grazie, grazie Presidente, grazie molte per le sue, le sue parole, i suoi, i suoi stimoli. Eh, peraltro eh, intanto che si compone eh, il parterre perché appunto adesso daremo inizio al momento di confronto, alla discussione sui temi più significativi eh, di questa mattinata, eh, il Presidente Bonaccini ci ha dato un esempio anche eh, relativamente alla prima parte del suo intervento di che cosa eh, significhi eh, procedere lungo il percorso, lungo la traiettoria del co-branding, ecco il valore percepito di un territorio come l'Emilia-Romagna, il valore percepito di un territorio come quello italiano nella sua articolazione, nella sua differenziazione eh, deriva moltissimo dalla capacità di creare e gestire eh, valore sia da un punto di vista istituzionale sia da un punto di vista eh, aziendale. Quindi è una sfida che vede tutti coinvolti e vede i diversi soggetti pubblici e privati eh, evidentemente impegnati nella creazione e nella gestione di questa dimensione valoriale. Allora, eh, intanto che eh, appunto eh, ci eh, completiamo, anzi, abbiamo completato la disposizione del partere, io direi eh, a tutti gli ospiti di, di poter eh, di raggiungere il palco, così cominciamo. Comodatevi pure. Intanto, ecco, diventa importante anche a questo punto ricordare sempre dal punto di vista del marketing che certamente voi operate all'interno di un mercato B2B, quindi quello che tecnicamente si chiama B2B, business to business, quindi diciamo anche la comunicazione a fini di marketing che le vostre aziende fanno è una comunicazione orientata evidentemente ad altre aziende in una dimensione eh, di scala che eh, cambia a seconda dei territori e a seconda dei singoli mercati, domestici o internazionali che siano. Però non è sbagliato anche nella logica del co-branding di cui si parlava in precedenza immaginare di esportare alcune dinamiche, alcune eh, logiche del B2C, del business to consumer nel eh, mercato B2B, perché poi appunto dovendo creare, gestire nel tempo il valore percepito di questo settore, che è un settore certamente di eccellenza, un settore di qualità, eh, non avrebbe senso rinunciare ad alcune delle opportunità che sono dalle single, dai singoli brand dell'automotive utilizzati nel mercato B2C. Però è stato citato prima da Bonaccini più volte eh, l'ice e quindi non è stata sbagliata la scelta di preorganizzarci in, in questa direzione. Tutti sappiamo eh, che cosa fa l'Istituto per il Commercio Estero eh, e quindi io vorrei chiedere a Roberto Luongo che ne è direttore generale eh, qual è eh, il eh, ruolo più strategico anche considerando le sfide dell'innovazione e della sostenibilità. Che l'ICE può fare nella logica del sostegno al Made in Italy. È stato molto interessante citare che il fatto che Motor Valley diventi anche un'occasione straordinaria di veicolo e di implementazione del valore percepito del Made in Italy. Grazie, grazie mille, grazie agli organizzatori per avermi invitato e per averci invitato. Per noi è uno strategico settore. Dell'economia italiana, tutto il settore della, di attrezzature, eh, componentistica, auto, supporto, il cosiddetto aftermarket, eccetera, è veramente una delle filiere più importanti del nostro Paese. Eh, L'ha citato molto bene il Presidente Bonaccini, pochi istanti fa, che ha in questa regione, diciamo, un po' la quintessenza del, delle attività che vengono svolte sul territorio, ma eh, riguarda un po' tutto il Paese. Diamo un dato. Mi permetto di aggiungerne uno rispetto ai tanti che ha dato il presidente Bonaccini. Eh, su un fatturato di 3 miliardi e 2, 3 miliardi e 3, di questo solo di questo settore, eh, questo settore può vantare un export di quasi il 90%. Quasi 3 miliardi di export vanno sui mercati internazionali. Questo è un segnale molto forte. L'Autopromotech, che è la fiera mondiale di riferimento, è per noi un momento fondamentale di promozione della filiera e Noi stiamo ragionando come ICE, come Ministero degli Affari Esteri, sempre più per dare un sostegno alle imprese italiane principalmente affinché la fiera diventi un centro nodale della strategia industriale del nostro Paese. Questo può avvenire se abbiamo un contenitore come quello di Bologna, che è di Autopromotec, dell'associazione di categoria laica, eccetera, che possano eh, avere l'opportunità di presentarsi a livello mondiale con le eccellenze. A questo si aggiunge il rapporto che noi abbiamo con l'Anfia, l'associazione di categorie guidata qui dal Presidente Scuderi, perché questo è veramente fondamentale. Cioè Una filiera si esplica dal prodotto finale che è l'auto fino a tutte le attrezzature di complemento e tutti quelli che sono i prodotti che vengono forniti sui mercati internazionali. Ecco, in questa visione dobbiamo agire come Italia. Perché qui, eh, ripeto, il lavoro dell'ICE di sostegno attraverso la nostra rete degli uffici all'estero, tutto il nostro lavoro che svolgiamo anche sui mercati internazionali, abbiamo un consistente programma in collaborazione con le associazioni di categoria. Abbiamo fiere negli Stati Uniti, in Cina, quando si riaprirà il mercato totalmente, abbiamo altre eh, attività che vengono svolte in collaborazione con l'Anfia. Ringrazio oggi una vasta presenza di operatori che vengono dall'estero, perché oggi abbiamo portato oltre 100 operatori, buyers, avranno. 800 incontri eh, qui fissati con le imprese italiane e questo è un grandissimo segnale, abbiamo portato anche i nostri specialisti di settore che vengono non solo da Roma, ma anche e soprattutto dai mercati internazionali al servizio delle eh, imprese. Senta, eh, posso chiederle se eh, il Made in Italy eh, è eh, sufficientemente attrattivo considerando il fatto che spesso diciamo, diciamocelo questo tra di noi è eh, la reputazione del nostro Paese a volte non è altissima anche perché gli stessi italiani, e consentitemi di dire questo, me ne assumo la responsabilità, anche i media italiani non danno una grande mano rispetto alla restituzione di un'immagine che è oggettivamente molto, dal punto di vista della percezione, molto più avanti di quanto effettivamente si riesca uh, poi a rappresentarla. Eh, mi permetta di dire che non, non dissento da questa visione perché secondo me negli ultimi 10-15 anni il sistema paese è saputo e ha saputo presentarsi in maniera molto più efficace all'estero. Io lavoro da Lice che sono circa oltre 40 anni, quindi posso aver visto tutto il panorama, tutta la, la traiettoria dell'internazionalizzazione del nostro paese e mi permetto di dire che da 10 a 15 anni a questa parte questo è completamente cambiato quando sentiamo lo stereotipo dire, scusate, la Francia ha un sistema paese, l'Inghilterra ha un sistema paese, perché io ho fatto 5 sedi all'estero, fra cui Stati Uniti, Francia, eccetera mi permetto di dire che questo non è vero, nel senso che poteva essere valido 20-30 anni fa, oggi non è più così, l'Italia è un paese che si presenta all'estero molto bene come sistema imprese, ministeri politica, imprese, ripeto, associazioni e questo è un segnale molto forte da un versante, dall'altro il brand Made in Italy è un brand riconosciuto a livello mondiale e non solo per l'agroalimentare, i vini, la gioielleria, l'abbigliamento o l'arredamento, ma spesso questo viene poco conosciuto per tutti questi settori ad alta intensità tecnologica, fra cui il settore della meccanica strumentale, la meccatronica, eh, le macchine utensili, lavorazioni metalli, eccetera, che sono un po' il, la quintessenza e la prima voce del nostro export. Quindi c'è una, una distonia fra quello che è la percezione. Noi abbiamo fatto qualche anno fa un, un, un filmato, che adesso abbiamo cambiato, abbiamo messo Beat, che è presente eh, Italy is Simply Extraordinary, ma eh, Italy is an Extraordinary Commonplace perché avevamo cercato di battere tutti quelli che erano gli stereotipi classici dell'Italia, eh, football lovers, eh, mammoni, eccetera, eccetera. Questo abbiamo, stiamo cercando di smentirlo, ma soprattutto avviene attraverso il grande lavoro che viene svolto dalle imprese. Questo è quello che noi possiamo mettere a disposizione. No, era assolutamente legittimo che io la provocassi proprio per poter tirar fuori questa, diciamo, eh, questo cambio di... Questo cambio di percezione, che evidentemente registriamo come un fatto assolutamente positivo, poi, peraltro, lei sa che io, è un piccolo riferimento personale, me ne scuso. Eh, molti, molti anni fa ho avuto l'opportunità di fare il capo ufficio stampa del ministero del commercio estero e ho avuto l'opportunità di, eh, di conoscere anche strategicamente il ruolo dell'ICE. Per cui, io credo moltissimo nella possibilità. Tra l'altro, voi siete oggettivamente eh, un player politico, nel senso, non. Istituzionale e politico, nel senso che fate policy, cioè programmazione, capacità di eh, modifica anche degli equilibri diciamo della percezione del loro. E questo valore avviene, casi, solo per dire avviene sempre in raccordo con le imprese e le associazioni di categorie. Perché non esiste un. Una, una centralità, noi non siamo un ghost plan delle attività eh, promozionali. L'ICE vive nella simbiosi con le imprese italiane e con i mercati esteri, perché se non ci fosse questo eh, binomio mercati esteri-collaborazione eh, con le imprese, nonostante le nostre. Capacità anche di marketing internazionale, eccetera, questo varrebbe, varrebbe poco. Quello che è importante, poi chiudiamo, è, è proprio ecco, la valorizzazione di questo eh, approccio metodologico di sistema, cioè questo è su questo lei ci può rassicurare che comunque si stanno superando anche gli individualismi, i particolarismi dei singoli mercati, delle singole industrie per poter poi riuscire a restituire un valore complessivo del Made in Italy. I risultati li farei dire dal, dal presidente dell'associazione di categoria, Adesso dalle imprese eccetera, solitamente non parlo mai di me stesso, anche se potrei dirlo per l'esperienza ormai per i capelli bianchi, però lo lascio, lascio questo ad altri. Io posso dire soltanto che non è facile, voglio dire che non è tutto oro ciò che luccica, non è facile perché il nostro paese è un paese eh, difficile nel senso che abbiamo 8 mila comuni, 19 regioni, due province autonome, è un lavoro anche complesso di mettere insieme, è un, lavoro, è, un, è un paese molto variegato da tanti punti di vista, però lo sforzo che stiamo mettendo in campo in questi ultimi anni è uno sforzo che sta portando secondo me i frutti, però ripeto, questo è importante che parlino parlino le imprese eh, perché loro sono i, i depositari poi dell'attività dell che noi svolgiamo. E allora eh, coinvolgiamo subito Paolo Scudieri che è appunto Presidente dell'Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica. Eh, Presidente, eh, innanzitutto eh, una domanda di carattere generale eh, su quella che è la sua personale valutazione. Eh, Visto che c'è stata questa sollecitazione rispondiamo anche eh, rispetto al tema degli effetti complessivi di questa tra virgolette, politica dell'Ice, ma mi interessa eh, coinvolgerla soprattutto per eh, capire gli effetti della transizione ecologica più in generale nel mercato dell'automotive e più nello specifico eh, dell'aftermarket e quindi della, della componentistica. Beh, in primis grazie del, di questo meraviglioso momento, di questo invito e finalmente insieme, oserei dire, no? la necessità e la, e la forza eh, di, di diventare di nuovo eh, insieme un elemento propulsivo, non lo dico a caso. Per rispondere subito sull'ICE sull è evidente che in questo momento particolarmente sfidante, c'è bisogno di fare, è fondamentale fare sistema. Le aziende non possono essere più interpreti di se stesse, ma sia nel nostro paese, con le filiere, sia nella rappresentazione sui mercati internazionali, devono avere una sinergia straordinaria. In questo Lice sa fare molto bene, allevia quei. 100 kg che abbiamo sulle spalle come Italia, come sistema Italia in termini di burocrazia e in altri termini ma non, non vuole essere oggi il lamento di oggi. È una visione oggettiva rispetto ad altri paesi del mondo che hanno una dinamicità, un'effervescenza, una possibilità di fare imprese in modo diverso. Quindi la catarsi con, con ICE delle imprese italiane nella relazione con il mondo è un fattore straordinario. Teniamocela cara. Io credo invece di poter eh, affermare che il settore oggi rappresenta uno dei pilastri della manifattura e dei risultati del nostro Paese in termini economici. Ne dico subito uno, 1.200.000 lavoratori tra diretti, indiretti e indotto rappresentano una forza straordinaria, una forza, la metto come, primo, come, prima, come prima osservazione perché è la forza del valore dell'uomo e quindi è il mio desiderio porla come fattore principale in questo momento quel milione e duecentomila hanno la necessità di aggiornarsi, mai come in questo momento di fare un upgrade professionale perché il mondo sta violentemente cambiando immaginiamo che neanche il signore che guida il carattrezzi potrà con le stesse metodologie trasportare un'auto con una trazione diversa da quella endotermica. Quindi vediamo la mezza piena, un momento di opportunità per accrescere se stessi in un sistema che cambia. E se vogliamo parlare di export, evidentemente la nostra bilancia commerciale, parlo evidentemente dell'automotive, nel 2021, anno di una tempesta più che perfetta, ha raccolto 5,2 miliardi di attivo. Ciò vuol dire, in termini pratici, che dovunque nel mondo si costruiscono autoveicoli c'è un pezzo d'Italia che pulsa, c'è un pezzo di ingegneria, di sapere, e di competitività. Non vado oltre perché i numeri più o meno ce li diciamo sempre, ma questi due sono i valori fondamentali. Il presidente Bonaccini diceva una cosa importante, quest'area della motor valley è l'area dei brand, è l'area del fascino italiano nei confronti del mondo, è il momento dove la relazione tra uomo e creatura automobilistica, oltre che scienza, si coniuga nel modo perfetto. E dobbiamo stare attenti, perché quei numeri che ha snocciolato il Presidente Bonaccini oggi sono realtà, e li ha detti molto bene, li ha detti soprattutto come identità dei luoghi ma dobbiamo stare attenti perché quello che sta succedendo evidentemente se guardiamo a una transizione monotematica cioè elettrica mette in difficoltà e crea dei problemi a ciò che abbiamo culturalmente espresso, a ciò che esprimiamo in termini industriali. Senta, Presidente naturalmente non lo devo dire a voi, insomma siete voi che lo insegnate a me, però ecco, lo diciamo a beneficio eh, anche di, eh, dei pochissimi che magari non sono dentro eh, il settore. Eh, L'aftermarket ha quattro macro o, categorie, eh, produttori o componentisti, distributori, eh, ricambisti e officine. Eh, per quanto riguarda le officine mi pare che ci sia sempre dal punto di vista del marketing diciamo, un approccio on demand nei confronti del cliente. Così come mi interessava anche la sua valutazione, restituendo un po' il senso dell'evoluzione del mercato, il rafforzamento sempre più della domanda del long renting nell'automotive, quanto impatta tutto questo rispetto a questa sfida che si sta portando avanti? Ma sicuramente il settore è quello che come prospettive di vita rispetto al cambiamento tecnologico è quello che ha più possibilità di vivere, perché in Italia in primis diciamo che abbiamo un parco autoveicolistico abbastanza obsoleto, in Europa siamo i primi tra Euro 0 e Euro 4 abbiamo circa 13 milioni di vetture che se siamo coerenti con l'attenzione all'ambiente dovrebbero essere... Rottamati, sostituiti, eccetera. Quindi, ben vengano i provvedimenti che il governo italiano ha messo finalmente in atto con grande sensibilità, devo dire, grande battaglia tra i, tra i ministeri per poter accelerare quello che è la sostituzione. In tutto questo, evidentemente, l'aftermarket è necessario, importante, anzi, sarà quello che manterrà maggiormente una memoria storica in termini anche di fatturato. Per cui, Uh, è un'attualità un attualità che rimarrà nel tempo, ma che non deve cullarsi sugli allori perché è evidente anche l'atteggiamento oltre che la materialità dei componenti. Deve cambiare in quanto nuove sfide, la mecatronica piuttosto che uh, componenti significative tecnologicamente avanzate, cambieranno l'approccio e quindi la formazione sarà necessaria. Ultima domanda, eh, perché anche eh, questa occasione è anche utile per eh, andare a comprendere nello specifico, scusate se vi ho dato le spalle, ma adesso faccio un po' più dietro così riesco a, ad avere uno sguardo un po' più ampio. E anche l'occasione, dico, è utile anche per poter capire nello specifico il ruolo delle singole associazioni rispetto. Alla determinazione delle migliori e più efficaci iniziative eh, nella logica della capacità di intercettare appunto la dimensione sfidante dei mercati eh, internazionali e del mercato domestico. L'approccio di Anfia di fronte a questa diciamo, transizione eh, ecologica, anche sulla base, perché questo non dobbiamo evidentemente dimenticarlo, sulla base delle sollecitazioni che arrivano dall'Unione Europea. Eh, sotto il versante anzitutto normativo perché poi ci sono comunque degli obblighi a quali evidentemente bisogna assolvere. La nostra visione da sempre è stata una visione olistica, una visione dove le tecnologie in modo eh, trasversale devono essere valutate perché l'obiettivo non è andare con motori elettrici, l'obiettivo è azzerare le CO2 nelle emissioni con una data che anche qui contestiamo essere il 2035. E c'è tutta una serie di relazioni, evidentemente col, con il Parlamento europeo, con una dottrina che deve essere evidentemente molto più ampia in termini tecnologici perché assicuriamoci che ci sia sempre una democrazia industriale. Il mondo può essere in pace. Se evidentemente alcuni paesi, alcune aree del mondo non sono dominanti sulle tecnologie del resto del mondo. Ciò vuol dire che se una parte ha conclamato con diritti all'estrazione dei minerali pre pregiati, se ha conclamato con il saper raffinare le materie prime e poi con le gigafactory, non deve essere un alibi dire costruiamo le gigafactory in Europa perché avremmo fatto l'ultimo miglio di 50 miglia che vengono prima. Ciò vuol dire che dobbiamo trovare quell'equilibrio che ci possono dare sicuramente tecnologie come l'idrogeno, come i carburanti alternativi che sono i biocarburanti, i sintetici, peraltro oggi impiegati per il primo anno in Formula 1 e questo ci dà eh, l'essenza di quanto possiamo essere complementari all'elettrico. Allora sì che avremo una mobilità estremamente rispettosa dell'ambiente, ma avremo una democrazia assicurata. Il ragionamento è lunghissimo, mi fermo a dire, speriamo di portare in modo convincente le tesi che l'Europa diventi l'alternativa a un elettrico ormai conclamato. È molto interessante questa chiave di lettura che nella costruzione di una logica di interconnessione sistemica mette eh, sullo stesso piano eh, la dimensione le logiche geopolitiche con le logiche geoeconomiche perché poi stiamo avendo quotidianamente la riprova di che cosa significhi tenere insieme questi due piani del, del ragionamento eh, Michele Crisci è presidente dell'unione nazionale eh, rappresentanti veicoli eh, esteri eh, a proposito di mh, Diciamo monitoraggio del mercato perché poi lei, appunto, è un player qualificato, eh, soprattutto nella eh, capacità di tenere sotto controllo le dinamiche evolutive del mercato. In, le voglio chiedere, eh, le voglio fare una domanda, una prima domanda molto diretta: eh, l'industria eh, del, dell'automotive è, è innanzitutto pronta a eh, intercettare con rapidità, ma soprattutto con efficacia, questa sfida della transizione ecologica? Beh, intanto buongiorno da parte mia e anche grazie di questa opportunità, e, e anch'io sono molto felice che si possa davvero ritornare tutti insieme da, in Autopromota e che speriamo anche presto in altre, in altre situazioni. Io penso eh, di sì, nel senso che eh, io sono molto certo del fatto che l'automotive in generale sia stata una delle delle industrie o comunque delle aree che più velocemente nel corso degli anni ha sentito il dovere della sostenibilità, si è mossa nei confronti della sostenibilità. La sostenibilità, come lei diceva giustamente prima, in italiano va aggettivata perché quella economico-sociale, quella ambientale e quella anche relativa alla sicurezza, è quella relativa alla socializzazione, la mobilità rappresenta anche socializzazione. L'immobilismo rappresenta invece eh, l'inizio probabilmente di, una, eh, di rotture tra i popoli e questo è quello che eh, anche nel corso di tanti anni fa l'auto ha rappresentato nel, eh, in Italia. Eh, sì, io penso che l'industria sia pronta, ovviamente come dice il Presidente Scudieri, eh, ogni azienda a livello internazionale, a livello mondiale sta eh, perseguendo la propria strada, è evidente che ci sono dei target da rispettare, eh, questi target, ripeto, sono in generale di impatto ambientale del, dei trasporti, sappiamo del 2035 di quanto dichiarato dall'Europa sul Fit for 55, eh, ma c'è naturalmente la, la, la co 2 zero, c'è la mortalità zero che va raggiunta, ci sono moltissime perché la sostenibilità appunto è anche sicurezza. C'è come dire in questo senso è chiaro che l'accoglimento delle nuove tecnologie diventerà fondamentale. Mi riferisco alla guida autonoma, mi riferisco alla connettività delle auto. Queste tendenze, eh, l'industria che io rappresento, anche se l'industria straniera, diciamo, eh, stanno, sono state intercettate già da tempo assieme ad altre perché c'è anche il cambiamento dei costumi, c'è il cambiamento, del, eh, per esempio, dei, dei temi sulla proprietà dell'auto che magari stanno venendo, sono piano pianino stanno, stanno declinando verso altri sistemi di possesso, di utilizzo. Eh, si parla di, eh, di sharing, si parla di. Di tante situazioni che il nostro mondo sta intercettando. Prima il Presidente citava la neutralità tecnologica, quando diceva che si possono raggiungere gli obiettivi con, molti, con molte tecnologie diverse. È chiaro che l'elettrico oggi rappresenta un qualcosa di molto a portata di mano, perché ovviamente la tecnologia è quella più, tra virgolette, semplice, nel senso che eh, è quella che dà più garanzie nel breve periodo e tutte le aziende si stanno velocemente eh, portando in questa direzione. Vedremo già da quest'anno, ma nei prossimi anni, nei listini delle aziende eh, che rappresento, ma anche delle aziende italiane, dire, ci saranno molte auto, molte auto elettriche. È Però che... lei, le, chiedo, le, chiedo, scusi se le chiedo questo perché eh, so, attenzione eh, a, a, ad un elemento che non è... Eh, né banale né trascurabile dal punto di vista dell'argomentazione logica della, rispetto all'individuazione delle soluzioni per il futuro. Eh, molte ricerche, ne cito una soltanto perché è quella più recente, ricerca Ipsos, eh, segnalano il fatto che dal lato dei consumatori eh, non è mh, sufficiente la dichiarazione da parte dell'impresa di una policy totalmente ispirata alla logica della transizione digitale e della transizione ecologica, cioè poi alla fine bisogna passare in buona sostanza dalle parole ai fatti, e quindi poi i consumatori vogliono vedere effettivamente i cambiamenti nel concreto. Allora io le faccio questa domanda consentendolo un'argomentazione più ampia, lato impresa, poi parleremo del lato eh, infrastrutture, che è un altro, un altro tema. Oggi l'elettrificazione quanto costa all'imprenditore e quanto costa al consumatore, considerando che poi nessuno può fare i miracoli? Beh, allora, diciamo che fino, eh, parliamo di dati molto concreti, da un punto di vista produttivo, eh, se mettiamo a confronto due autoveicoli, due auto, ehm, diciamo identiche, proprio per marchio, per... per per modello, per potenza, diciamo che l'elettrificazione oggi ha un costo aggiuntivo in termini di produzione, può variare, io posso anche dare dei dati, dai 2, 3, 4, 5 mila euro, siamo un brano di produzione, pura produzione, e chiaramente questo si può riverberare sul mercato. Le cose però stanno velocemente cambiando, stanno velocemente cambiando perché da un lato ci sono molti mercati che stanno adottando queste tecnologie in termini, quindi c'è una risposta del pubblico e quindi evidentemente le economie di scala iniziano ad aiutare. Dall'altro naturalmente anche i costi che erano quelli, che fino adesso erano diciamo, quelli più difficili da sostenere, lasciamo stare la situazione congiunturale sui costi di energia, ma parliamo dei costi di costruzione delle batterie, Fino adesso, naturalmente, erano costi molto importanti, adesso i costi si stanno pian pianino eh, stanno declinando e quindi vediamo già oggi essere disponibili sul mercato vetture al di sotto di soglie psicologicamente importanti come i 30.000 euro, i 20.000 euro, che sono macchine full electric, Quindi sono disponibili. Per il pubblico, sono disponibili, poi naturalmente senza contare, i sistemi di acquisto, di noleggio, di leasing, che diciamo, assottigliano ancora di più la differenza tra i motori endotermici, le macchine con i motori endotermici e le auto con i motori, motori elettrici. Il pubblico eh, sentivo prima che lei parlava anche di raccontare le storie. Le storie vanno raccontate e le storie vanno comprese, vanno capite, perché la sostenibilità eh, questo almeno è un mio pensiero personale, non può più essere solo una manovra di marketing. La, sost la sostenibilità, quella ambientale, deve essere una responsabilità di tutti. E nel momento in cui diventa una responsabilità di tutti, eh, noi dobbiamo mettere. Le istituzioni, lei prima, il Presidente Bonaccini diceva, le istituzioni decision maker dovrebbero essere in grado di mettere, eh, di ideare le condizioni perché certe cose avvengano, ecco io penso, se vuole poi ne parliamo, anche che il nostro governo ha questo tipo di responsabilità, come hanno le responsabilità i governi di tutta Europa e quindi mettere i consumatori nella posizione di diventare responsabili per la transizione eh, ambientale, ma rispettando la sostenibilità sociale ed economica, quindi non mettendo sulla spalle del consumatore questa transizione. Il peso di questa transizione. Eh, tra l'altro lei mi come dire, sollecita, mi stimola perché è una piccola notazione, se volessimo in, in modo estremamente sintetico eh, rappresentare l'evoluzione di quella che nel marketing tecnicamente si chiama il customer journey, e noi dovremmo dire che siamo passati da una logica brand awareness brand loyalty eh, quindi conoscenza e fidelizzazione rispetto ai brand ad una logica brand awareness non solo brand eh, eh, advocate, brand advocacy ma addirittura brand community questo per dire quanto l'elemento oggi centrale è proprio la eh, customer experience cioè senza l'esperienza del consumatore Credo che non si possa immaginare nessun tipo di strategia di marketing del presente e del futuro. Per cui lei ha perfettamente ragione quando dice che non è più un discorso soltanto lato, versante, produttore, è un discorso che deve coinvolgere fin dall'inizio la capacità di vivere un'esperienza d'uso del bene completamente diciamo in linea con quella che è la value proposition aziendale, in un contesto in cui tra l'altro l'idea stessa di automobile è cambiata, perché tutte le ricerche, no, Presidente, ce lo, ce lo segnalano, non è più uno status symbol, l'automobile, anche quando è molto di valore, non è più un bene di proprietà, diventa un bene funzionale e quindi che deve essere in grado di eh, eh, esplicitare una funzione specifica. Però, ecco, questo è il lato eh, impresa, quindi abbiamo detto che l'impresa non può che eh, siglare un patto con il consumatore rispetto a questo cambio radicale di paradigma. Poi però c'è il pubblico e c'è appunto il lato infrastrutturale. Allora, quanto costa una colonnina? di ricarica di un'auto elettrica, perché poi questo è il punto almeno, cioè, a me interessa, perché io posso anche comprare un'auto elettrica ad un prezzo diciamo, più contenuto, quindi sostenibile dal punto di vista economico, però poi devo andarla a ricaricare, e ho tutta una serie di, diciamo, di costi aggiuntivi come consumatore che evidentemente eh, sono il frutto ancora di una certa timidezza nell'investimento infrastrutturale. Assolutamente, perché oggi l'investimento infrastrutturale comunque non trova un ritorno immediato, no? perché il parco circolante del full electric è risibile rispetto a quel parco che ci dava prima il Presidente Scudieri, che peraltro è il più vecchio d'Europa. Allora, partiamo dal dire che l'Italia è fondamentalmente ha tutte abitazioni con mediamente 3 kilowatt, questa è la storia italiana e quindi quando si parla di auto full electric che invece hanno batterie da 80 kW fa sensazione questo confronto no? e, allora il punto fondamentale è, è, è semplice, in Italia ci sono molte colonnine, ce ne sono tante ma non sono ad alta potenza ce ne sono oltre 20.000 ma sono tutte eh, diciamo tra i 7,5 e i 22 kW. quindi sono eh, diciamo, potenze che sì, possono ricaricare un auto full electric ma Abbiamo veramente bisogno di una sosta prolungatissima. Eh, noi crediamo che lo sviluppo del mondo dell'elettrico, oltre che diciamo, nel momento in cui i prezzi eh, si potranno finalmente vedere scendere, sarà definitivo quando, ma non solo dell'elettrico, di tutte le altre tecnologie, perché ovviamente per l'idrogeno non c'è nessuna differenza, anche se per l'idrogeno, soprattutto per il trasporto dei privati, oggi parliamo di un qualcosa un po' più, un po più in là nel tempo, ma pure molto valevole. Allora dicevo, un'infrastruttura di alta potenza vuol dire una infrastruttura da 150, 170, 230 kW e c'è cioè un'infrastruttura che è in grado di ricaricare un'auto full electric in, diciamo, in 20 minuti, mezz'ora può ricaricare fino all'80% o fino al 90% della ricarica della, della batteria garantendo quindi una percorrenza che oggi è intorno ai 500 km, ma sono in arrivo vetture che avranno 600, 700, 800 km di percorrenza. Bene, questa colonnina, che noi chiamiamo colonnina, ma in realtà è una colonnona perché anche fisicamente è abbastanza ingombrante, può avere un costo che varia tra i 35.000 e i 55.000, agli 80.000 euro, a seconda della potenza, del marchio, e della provenienza. Anche questa è una grande opportunità, secondo me, che l'Italia non deve perdere nella produzione interna di queste infrastrutture. Il punto è poi portare l'energia. Quindi il punto è avere la cabina elettrica, avere eventualmente gli accumulatori, i cavi, gli scavi. Si può arrivare per una stazione unica, si può arrivare a spendere anche 200.000 euro. L'altro giorno noi abbiamo, se me lo permette, abbiamo incontrato il ministro Giorgetti che era ospite in un evento fieristico a Verona e abbiamo parlato della possibilità per esempio di arrivare a un credito d'imposta al 50% come l'industria 4.0 in un triennio, no? Questo garantirebbe, per esempio, agli imprenditori italiani, soprattutto i concessionari, per esempio, i riparatori autorizzati, quelli che saranno chiamati in futuro a dare servizio agli automobilisti, di poter investire in questa direzione, magari appunto con un credito di imposta triennale, vedersi dimezzato, dimezzato l'impatto e quindi. Avvicinato il ritorno sull'investimento. Nel PNRR, e chiudo, ci sono 750 milioni di euro. Vado a memoria, potrei sbagliare, ma la cifra è più o meno quella. Eh, per l'infrastruttura fast charge, così si chiama, diventa fondamentale fare un piano temporale molto chiaro, anche per, come dice, eh, si diceva, la consumer experience, per dare la possibilità al consumatore di capire che le cose stanno evolvendo in una certa direzione, e soprattutto va fatto nelle autostrade nelle tangenziali, nei grandi, nei grandi raccordi, perché lì sarà la, veramente la svolta per quel tipo di viabilità. Va benissimo ricaricare in casa con le potenze che avremo lentamente per partire la mattina con un po' di, di batteria carica, però poi è chiaro che quando dobbiamo fare le lunghe percorrenze, pensiamo alle aziende che lavorano con le auto, per cui ci sarebbe da aprire anche un discorso sulla detrazione fiscale, che però non è, non è il caso. Ecco, dobbiamo garantire che le percorrenze che sviluppano quelle auto siano eh, come dire, garantite dagli impianti di ricarica. Un'ultima domanda rapidissima. Eh, prima abbiamo citato appunto eh, la diciamo, popolazione che in qualche misura ruota intorno a questa industria, quella dell'automotive. Dell C'è un altro dato che però volevo che lei eh, ricordasse, perché è vero che lo Stato sta agevolando i processi di eh, mobilità sostenibile anche attraverso degli, dei bonus. Eh, però è anche vero che l'industria dell'automobile contribuisce in modo rilevante alle casse dello Stato. Sì. So che lei ha quantificato veramente <ride> sì, sì. parliamo andato... di, di tutto, eh? quindi diciamo, tasse, fise, andato... cioè l'intero. Sì, diciamo che siamo in intorno degli 80 miliardi. Eh. Per la precisione, l'anno scorso sono stati 76,5 miliardi la contribuzione nei confronti dello Stato. Quindi parliamo di IVA sull'acquisto. Accise sui carburanti, eh, tutto quello che riguarda il mondo del trasporto in generale. Quindi parliamo di due manovre consistenti di legge di bilancio. Insomma. Quindi ogni volta che interlochiamo col governo, e lo facciamo sempre insieme naturalmente, questo è un dato che ricorre spessissimo. Oltre al peso all'interno del PIL, paragonabile perché non è tutto PIL, ma in termini di fatturato che sviluppa l'automotive, c'è quest'altro valore in termini di getto fiscale che è fondamentale. Grazie, grazie per il suo intervento. Eh, Mauro Severi è presidente dell'Associazione Italiana Costruttori eh, Auto Attrezzature. Eh, eh, parliamo delle persone, oltre che naturalmente eh, delle tecnologie. Eh, lo abbiamo detto un po' tutti in apertura, no? l'importanza di sottolineare l'eccellenza eh, del settore della componentistica. Eh, la qualificazione, Presidente, degli, degli, degli operatori e come si acquisiscono queste competenze che oggi ci permettono di dire che eh, l'aftermarket è un fiore all'occhiello sostanzialmente dell'automotive. Ma è un tema abbastanza complesso, ma prima di tutto volevo ringraziare diciamo, tutta l'organizzazione della fiera perché ricordo che a dicembre decidere se confermare eh, L'annualità, Questa annualità della fiera, contando sul miglioramento del sistema dei problemi sanitari e sulla partecipazione, non è stato facile. Quindi, sono contento del vedere il successo che sta avendo la manifestazione. Cerco di rispondere: cioè questa è un'area molto complessa eh, ma particolare, quella della Motorvalli di cui parlava anche Bonacini e avete parlato voi. Era un'area un agricola un'area che fino agli anni 60 diciamo, non vedeva uno sviluppo industriale eccezionale. C'è stato però un boom legato sia alla meccanica agricola che a, a, a delle esperienze straordinarie con, che nascono dalla Ferrari, dalla Ducati, da certi episodi di cui, che tutti conosciamo, che ha creato l'interesse intorno al settore e ha fatto nascere una moltitudine di piccoli artigiani di piccoli operatori, di piccoli addetti che si sono industriati, non so che il termine forse non è appropriato, nell'inventare componentistiche pezze, nel sviluppare per uscire dal lavoro agricolo, dalla crisi diciamo del settore agricolo degli anni 60 e accompagnare lo sviluppo industriale generale è una cosa che è nata dalle scuole tecniche quelle che sono le scuole di formazione che erano la vecchia Ipsia, le vecchie l'IT ancora attuale, sono diciamo, eh, state eh, eh, consolidate attraverso la formazione di tutte queste istituzioni che poi sono passate all'università con quella che è la formazione, con i corsi di laurea che citava anche il Presidente Bonaccini, che fanno un'eccellenza un dell'Università Emiliana e per cui qui si sviluppano. Eh, studi e ricerche fondamentali per tutto il settore. È chiaro che è un settore complesso, piccolo, grande, formato soprattutto da piccole aziende, ma anche da alcune eccellenze, ma che collabora e che lavora in sinergia. Quindi il grande vantaggio di questa eh, rete di piccole imprese, di cui molto sono associate anche a Laica, è proprio quello della collaborazione o dell'integrazione fra i vari prodotti. Cioè qui è possibile produrre un prototipo perché dall'elettronica alla meccanica al digitale io trovo l'eccellenza di una fabbrichetta si potrebbe dire, ma lo dico in senso positivo non in senso negativo, dove io ho una risposta quasi immediata e riesco a recuperare questo è la fortuna e la differenza che fa fra il sistema diciamo, dei produttori nostri e quello, se vuoi, per citare i grandi produttori automobilistici che è quelli tedeschi. Noi abbiamo bisogno però a questo punto, con i discorsi che sono stati fatti, con questa scadenza 2035, cioè di chiarire che diciamo, la, la, la rivoluzione energetica e i cambiamenti li dobbiamo fare utilizzando vari prodotti, non solo l'elettrico, in modo che possano sviluppare e approfondire questi settori. Anche perché sappiamo che il controllo e diciamo, la maggior qualificazione in quel settore è di paesi stranieri e non di paesi europei. E questo ci preoccupa perché chiaramente. Ma è realistica, Presidente, la, la scadenza del 2035? Cioè... No, penso proprio che siano una cosa che va rivista velocemente eh, integrandola sul fatto che tante saranno le risorse energetiche perché non ce la facciamo come non lo facciamo, penso l'ente di distribuzione dell'energia elettrica in Italia non riesce certamente ad adeguarsi nei tempi, in questi tempi per distribuire non solo le colonnine di ricarica sulla grande viabilità ma neanche nell'abilitazione di ogni cittadino secondo me. Quindi, c'è tutto un discorso di adeguamento di infrastrutture notevole. Quindi è necessario un piano europeo, come minimo, eh, legato all'automobile, dove tutte le associazioni, i produttori possono ritrovarsi con i politici, ma dando risposte chiare. Fra dieci anni il mondo sarà completamente diverso da quello che abbiamo visto. Pensiamo solamente ai problemi che abbiamo affrontato dieci anni fa, alla rivoluzione digitale, industria 4.0, a tutto quello che è la situazione, come si evolve, come cambia, con anche imprevisti come quelli della guerra che fa cambiare, diciamo, approvvigionamenti di prodotti, di materiali o anche il pensiero di un mondo. Eh, diciamo libero o aperto anche alla condivisione del, delle conoscenze. Quindi chiaramente la formazione è fondamentale, una formazione che va dal, dagli istituti professionali all'università, alle specializzazioni, ma che deve collaborare con le imprese per affrontare le ricerche utili immediate, necessarie non solo le cose teoriche, perché abbiamo bisogno di garantire i posti di lavoro di cui il nostro Presidente Bonaccini si vantava. Eh, eh, C'è un altro grosso tema, eh, che noi abbiamo un problema di infrastrutture da completare. Come ecco, dicevo. Infatti affrontiamolo e, e allarghiamo un attimo il ragionamento, perché noi finora abbiamo parlato prevalentemente di eh, mobilità delle persone, ma esiste anche un tema di mobilità delle merci, che evidentemente eh, sì. Sì. intreccia una valutazione anche più, più ampia no, di sì, problemi economici. C'è questo problema dell'elettrico o di energia alternativa per l'automobile, ma c'è il problema del trasporto su gomma, delle merci. Cioè noi abbiamo siti produttivi in ogni angolo del paese, abbiamo insediamenti artigianali o industriali in ogni dove, raggiungibili solamente con il trasporto su gomma o su ruote. Quindi è un problema che per i prossimi 30-40 anni continueremo ad avere perché un piano di trasporti pubblici alternativo non esiste. Anche la teoria del trasporto pubblico, non dico solo quello delle persone, ma delle merci, ferroviarie ad esempio, sappiamo tutti i limiti che ha. E la retratezza con cui le ferrovie hanno affrontato eh, al di fuori dell'alta velocità, ma alta velocità per i passeggeri e non per le merci. Quindi, noi per altri 30-40 anni dovremmo condividere questo tipo di sistema di trasporto, come minimo. Dico 30-40 anni perché non immagino cosa potrà succedere con i droni o non so con quali altre eh, innovazioni speriamo possano arrivare. Comunque, 30-40 anni dobbiamo fare, quindi, dobbiamo fare un patto con le istituzioni, un patto sul trasporto. Sul o chiamiamolo su ruote, per cui è inutile fare discorsi polemici, demonizzare sempre il trasporto su ruota, sembra che l'automobile sia, la col sia colpevole scusate, di tutto l'inquinamento. L'automobile è un segno di libertà visto che ci sono tanti adesso che si preoccupano della libertà personale condizionata dalle pandemie o da tante altre cose, eh, io ricordo bene da bambino quando negli anni 60 la prima automobile, mio padre ha cominciato tutte le domeniche a portarci al lago di Garda, al lago Maggiore, a portarci a vedere il proprio paese. Quindi ricordiamoci che l'automobile è un segno di grande libertà personale perché noi possiamo andare con l'automobile dove scegliamo di andare. Poi chiaramente che manchino un sistema infrastrutturale per cui io per trovare un parcheggio in una città devo perdere un'ora o mezz'ora di percorsi inquinando. Nessuno ha mai fatto i conti di quanto inquiniamo in più a causa della mancanza di infrastrutture complete. I nostri camion che devono fermarci, facciamo uno studio preciso come possiamo fare il trasporto delle merci dagli, dai porti al sistema ferroviario ai cortili delle nostre aziende perché lì è un tema che è ancora tutto da inventare e da approfondire l'abbiamo lasciato alla fantasia e alla inventiva dei nostri operatori e devo dire che si sono anche comportati molto bene non possiamo solo vantarci della Ferrari della Ducati della, eh, di tutti i grandi marchi automobilistici che ci hanno invidiato e in parte avete visto come in questi settori hanno investito anche paesi stranieri ma nello stesso tempo dobbiamo anche tornare a avere una, un rapporto più obiettivo con l'uso dell'automobile poi sono il primo a dire che se per trovare un parcheggio o devo riempire di scatole di sardine scusate l'offesa delle automobili al sole, cioè voglio dire è perché in altri paesi hanno pensato che ogni zona abbia un parcheggio interrato o o anche fuori terra, ma dove io non perdo del tempo a inquinare. O vedete la situazione della nostra tangenziale. Cioè, c'è un problema, quindi, secondo me è necessario un patto fra l'automobile, fra il trasporto su gomma e le istituzioni per ragionare in modo più concreto e obiettivo, perché sull'energia ne stiamo parlando, siamo tutti d'accordo, eh, dall'approvvigionamento eolico, da, dai pannelli, a tanti sistemi alternativi che però devono partire velocemente perché altrimenti non riusciamo ad avere alternative, come dobbiamo approfondire il discorso dell'idrogeno, perché il trasporto su gomma delle merci è un tema che che ci dovrà interessare per altri 30-40 anni. Grazie al Presidente Severi, ha perfettamente ragione quando ci invita a riflettere sull'opportunità di procedere alla stessa velocità, no? innovazione eh, di prodotto, innovazione di processo all'interno delle industrie più in generale dell'automotive e più nello specifico della componentistica. Ma anche stessa velocità nella creazione delle condizioni infrastrutturali affinché questo sforzo in termini di competenze, questo sforzo in termini di know-how tecnologico, pensiamo soltanto a quello che è successo nell'ambito della diagnosi, per esempio, eh, che è molto interessante, sia poi, eh, abbia un corrispettivo poi eh, da un punto di vista della mobilità. Chiudiamo questa nostra riflessione, in qualche misura anche abbastanza circolare, no? nella individuazione dei temi, con un settore specifico, nella specificità della componentistica, che è quello dei pneumatici. Stefano Carloni, presidente dell'Associazione Italiana Ricostruttori dei Pneumatici, un grande esperto anche perché. È a capo di un'azienda che di questo si occupa da molti decenni, esperto in ricostruzione di e pneumatici. E volevo che ci raccontasse proprio la specificità del riuso del pneumatico, che è un bene che in qualche misura voi state cercando di far vivere due o tre volte, no? Ah, diciamo il la ricostruzione dei pneumatici, abbiamo parlato di, di sostenibilità come parola chiave. E parliamo continuamente di economia circolare. La ricostruzione dei pneumatici è una pratica che è eh, proprio il vero paradigma dell'economia circolare. Ma da sempre mi piace ricordare che eh, un mio zio iniziò la ricostruzione dei pneumatici in Africa nel 1938 perché c'era carenza di pneumatici nuovi e, e da lì la cosa è partita e siamo andati avanti. Ma addirittura. Eh, questa manifestazione ha avuto il eh, si è tenuta la, la, la prima manifestazione diciamo di autopromotech nel 1965 a Roma con il nome di SARP, Saloni attrezzature e ricostruzione pneumatici quindi un gruppo di ricostruttori illuminati dell'epoca pensò di fare questa, questa iniziativa per indurre una maggior conoscenza delle tecnologie della ricostruzione che in quel momento stavano cambiando come stanno cambiando nuovamente in questo momento quindi le benerenze ecologiche della, della ricostruzione sono enormi cioè mh, siamo nella parte io dico nobile del riciclaggio perché di fatto parliamo di un riutilizzo, e quindi di un riutilizzo, e quindi di un ripristino funzionale. Ma lo facciamo risparmiando il 70% di materie prime e il 65% dell'energia, che non ci nascondiamo in questo momento, date le note vicende. L'energia è effettivamente carente, oltre che molto costosa. Mi voglio un attimo. Così, ma un po' simpaticamente, eh, io mi occupo anche di altre attività e ho anche un'attività di, di vendita di veicoli industriali. E Stiamo realizzando a Roma una nuova officina e abbiamo predisposto una colonnina per ricaricare i camion elettrici eh, per lo meno con 90 kW per fare delle cose veloci. Sapete qual è il problema? Che i 90 kW non ce li porta nessuno, per cui è un po' di difficoltà, diciamo c'è eh, per quanto riguarda la eh, transizione ecologica cioè nella, nei veicoli, sulle vetture sicuramente sui camion in maniera molto molto, molto particolare. Il nostro settore invece quando parliamo di pneumatici è bello per questo motivo, perché è verde da sempre, ma soprattutto è pronto, nel senso che funziona tutto e funziona bene. Di cosa ha bisogno? Eh, ha bisogno di ehm, una progettazione del pneumatico nuovo in ecodesign, cioè chi produce il pneumatico nuovo deve pensare... Le faccio una domanda da questo punto di vista da profano. Da profano. Eh, L'usura del pneumatico con un'auto elettrica è maggiore rispetto sì. a un'auto diciamo, a combustibile? Sì, l'usura del pneumatico sull'auto elettrica è maggiore per effetto del fatto che l'auto la, elettrica ovviamente ha valori di coppia molto forti in poco tempo. E quindi, dato che ancora oggi la trasmissione della, della forza delle, del, del motore a terra avviene tramite pneumatici, il pneumatico dell'auto elettrica si usura prima. Le potrei anche dire che l'auto elettrica tendenzialmente ha eh, pneumatici più stretti perché deve consumare meno energia. Quando, quando si muove e questo rende il pneumatico ehm, potremmo dire eccezionalmente ricostruibile in effetti noi ci occupiamo di pneumatici per veicoli industriali ma già ci sono dei concept di eh, produttori tedeschi di pneumatici vettura che sono predisposti per avere la loro vita da nuovo, da nuovo e quattro vite eh, da ricostruire quindi diciamo che il nostro settore ha questo pregio: non ha bisogno di cose particolari, è pronto, è attivo, funziona come rete differenziata di raccolta dei pneumatici a fine vita. Quindi ha veramente tante, tante buone caratteristiche che sono fruibili e quindi pronte da subito. Ha bisogno di un coinvolgimento maggiore dei produttori di pneumatici nuovi e soprattutto di un quadro normativo eh, diverso, perché poi se vogliamo spingere in maniera forte verso il green, verso l'ecologia, dobbiamo necessariamente eh, cambiare anche il quadro normativo eh, e quindi è il governo che deve stabilire alcune, alcune situazioni per cui eh, diventa... Oltremodo vantaggioso per l'utilizzatore scegliere al ricambio di, di, di utilizzare i pneumatici ricostruiti. Allora, io ringrazio tutti i nostri ospiti, credo che siamo stati perfettamente nei tempi, mi avevano dato al massimo eh, 60 minuti, e quindi. Eh, questo è il tempo che abbiamo impiegato per una discussione che pur sintetica credo e spero abbia toccato un po' i punti nevralgici rispetto a questo tentativo di costruzione delle strategie e delle sfide del futuro. Però consentitevi di chiamare sul palco la persona per la quale siamo un po' qui oggi tutti riuniti che è stato il propulsore appunto, anche degli stimoli che concettualmente io vi ho dato cioè Renzo Servadì che è l'amministratore delegato di Promotech SRL lo accogliamo qui sul palco e chiediamo a lui di concludere questa, questo, questo talk ma dopo questi interessantissimi interventi credo che ci sia veramente poco da dire si è parlato di Sostenibilità, si è parlato di innovazione. L'altro, il terzo elemento che possiamo aggiungere è quello della filiera, cioè del networking. Abbiamo sentito i numeri: 1.200.000 eh, addetti in Italia, oltre il 10% del, del PIL. È un, è un futuro, però, il futuro non è stampato su delle tavole che dobbiamo scoprire. Il futuro: molte delle persone che sono su questo palco contribuiranno a determinarlo sostanzialmente, quindi le fiere devono avere anche questi momenti di confronto, di networking, non solo tra le varie associazioni, e mi scuso con tutte le altre associazioni, perché ovviamente per motivi di tempo, ma a Sogomma, CNA, Confartigianato, FIR e tutti gli altri amici che, sono, che vedete all'interno della della manifestazione che hanno contribuito tantissimo anche loro ovviamente a questa, a questa manifestazione. Quindi io credo che la, la fiera debba continuare in questi momenti di networking finalmente in presenza perché io credo che abbiamo la capacità e, la, e, la, e tutte le possibilità anche di apportare quelle correzioni che consentiranno far sì che la sostenibilità oltre che essere ambientale e sociale sia anche economica perché se non è economica poi alla fine non è né ambientale. L'ultimo ringraziamento non banale alla, alle istituzioni perché abbiamo visto, spesso noi amiamo come italiani lamentarci le istituzioni, questa volta dobbiamo dire che eh, l'ICE, eh, il MAECI, la regione Emilia Romagna hanno veramente dato una propulsione importantissima, eh, ricordiamo semplicemente che il il, anche solo l'idea di Futurbonti è proprio personalmente del, del dottor Luongo che veramente si è, si è battuto insieme a tutti gli uffici periferici per portare tutti questi eh, ospiti dall'estero che eh, veramente sarebbe stato impossibile avere queste, questi numeri senza, senza l'aiuto delle istituzioni ma credo che tutti insieme dovremmo lavorare per far sì che questo futuro sia sostenibile anche sotto il profilo economico e per concludere con una battuta che ci piace dire non buona fiera a tutti ma andiamo a lavorare. Grazie, grazie a Renzo per questa chiusura e buon Auto Promotech 2022. Grazie.